Ma voi ragazze oggi siete abituate ad affrontare la vita da sole. Ti troverai bene, vedrai. Speriamo. Mia zia mi ha trovato un lavoro, segretaria di edizione. Ah, interessante. Ma che cosa vuol dire? Non lo so. Devo andare a farmi vedere proprio stamattina. Mi dispiace, Malvina, ma capisci, anch'io in qualche modo mi devo tirare avanti. Tu non sai questa palestra, guarda, è come una sanguisuga. Mi avevano detto che è un affare, dice che è di moda. Però proprio per questo ce ne sono tante, capisci? Poi quello lì, mamma mia, guarda, è terribile, cattivo. Lo devo pagare in anticipo tutti i mesi, se no quello mi pianta il naso con quelle culone lì. Che poi non è che tutti pagano, sai? C'è chi paga e chi no. Poi devo rifare l'attrezzatura, devo rimettere a posto tutto. Lui dice che se non faccio la sauna il posto non è qualificato. Però se tu mi dici che io su quei soldi ci posso contare, io ne ordino subito una così. Magari lo faccio pure contento. Sa, stanno già facendo il compromesso. Il 10 del prossimo mese ci troviamo tutti dal notaio per fare il passaggio di proprietà. Lì ci saranno già i primi soldi. Bene. Stia tranquilla, glieli manderemo. No, vengo io a prenderli. Beh, non è per sfiducia, ma preferisco venire io a prenderli. Signora Loli! Sì, vengo! Oddio! Fatti viva prima di partire, eh! Arrivo! Ciao! Arrivederci, signora, e grazie! Fa troppo caldo qui, ci vuole un impianto di air conditioner! Aria condizionata, mamma mia! È indispensabile, se no io me ne vado! Sono stato spiegato? Fermo! Fermo! Oh, signora, ma che è matta? Manca poco che la metto sotto. Che me la dà un passaggio? Ma per dove? È su questa strada, non lontano. Glielo dico io quando ci siamo. È un posto dove c'è una vecchia torre. E mi scenderà. E poi se ne va. Dammi sci al capezzo per tornare a casa. Ecco. Grazie. E guardi che non sono una signora, eh. Sono un uomo come lei. E anche più di lei. Ah, sì. Ma com'è che... Questa roba è di una mia amica. Mi è toccato rubargliela perché il prete mi aveva nascosto i vestiti. Ma poi gliela rimando, eh. Anzi, bisogna proprio che non me ne scordi. Scusi, abbia pazienza, ma di dove viene lei? Dalla villa del prete. Prete? Ma quale prete? Un ignorante presuntuoso che diceva di averci invitato a casa sua e poi voleva essere chiamato direttore. Ma direttore di che cosa? Solo perché... suonava una campanella. Allora mi riesce anche a me a fare il direttore. Sì, la suonava tutto il giorno, per svegliarci, per la toilette, per mangiare, per dormire. Ah, dormire. E tutti quei vecchi grulli a dargli retta. Certo, ha proprio ragione, sa. L'unica cosa buona è che lì ho conosciuto una gran donna, una vera signora. È lei che mi ha insegnato un monte di cose. Ah. Senta, mi ha insegnato il punto biscia. Bravo. Il chicco di riso. Bene. Il canarino. Il punto Vespa, quello fisicoso. Lo zigozago. A sinistra. Sì, a sinistra. Gira a sinistra. Sì, a sinistra. Ho detto a sinistra! Sì, a sinistra. Allora so io dove è casa mia. Allora, no, devo andare. Ma cosa ne vuoi sapere? Si va un momentino da certi amici. Ma che me ne frega dei tuoi amici? Lavoro, gira a sinistra. Ehi, ma sei ma che ti prende? Che mi prende? Mi prende che non ne posso più. Ma sì.